Come in molti altri CAD, anche in QCAD sono presenti i blocchi. Vediamo come funzionano. Per creare un blocco è sufficiente selezionare l'entità e poi cliccare sul tasto, sul comando Crea blocco dalla CAD toolbar. Il programma richiederà un punto di riferimento, che sarà il punto attraverso cui riusciremo a manovrare, a posizionare, a gestire il nostro blocco. Successivamente viene richiesto il nome da dare al blocco. Proviamo con un altro blocco. Selezioniamo l'entità, richiamiamo il comando Crea blocco, che si può richiamare anche da tastiera con i tasti BC, diamo un punto di riferimento e diamo un nome. I blocchi sono dunque oggetti composti da altri oggetti e sono caratterizzati da alcune peculiarità. Innanzitutto hanno un nome, come abbiamo visto, e questo permette di individuarli nella lista ad essi dedicata, che si può richiamare dalla widget toolbar. Attraverso il comando blocklist. Come vediamo, in effetti abbiamo qui una lista dove sono presenti due voci che corrispondono ai blocchi appena creati. Dalla blocklist è possibile effettuare sui blocchi alcune operazioni, ad esempio rinominarli, selezionandoli e cliccando sull'icona corrispondente. È anche possibile nasconderne la visibilità, cliccando sull'icona che simboleggia un occhio, oppure, selezionandoli, inserirne nuove copie nel disegno, cliccando sul comando Insert Block. Sempre dalla blocklist è possibile poi modificare i blocchi, effettuando un doppio clic sul blocco da modificare oppure, una volta selezionato, cliccando sul simbolo della matita. Come vediamo, a questo punto avremo l'intera area di disegno dedicata unicamente al blocco. E qui potremo agire con tutti gli strumenti che conosciamo. Per chiudere l'operazione di modifica, possiamo cliccare sulla croce che si trova nella blocklist, oppure dal menu Block cliccare su Return to Main Drawing. Come vediamo, quando ritorneremo nel nostro disegno, le modifiche applicate al blocco sono state recepite da tutte le istanze del blocco. Questo ci aiuta a capire la natura dei blocchi, ovvero che si tratta di blocchi di memoria che risiedono nel file CAD e sono rappresentati nel disegno attraverso delle istanze. Risulta così evidente l'utilità dei blocchi, in particolare nel caso in cui il nostro disegno, presenti numerose copie dello stesso oggetto. Infatti, oltre a permettere, come abbiamo visto, una rapida modifica di tutte le copie,
sarà possibile ridurre il peso del file, alleggerire il lavoro, in quanto ogni copia del blocco incrementa il carico del disegno di una sola entità, anziché di tutte quelle che costituiscono il blocco. Vediamo quindi un po' di comandi utili, fondamentali, nell'utilizzo dei blocchi. Abbiamo visto che per modificare un blocco dobbiamo utilizzare la block list, effettuando un doppio clic sul nome del blocco o utilizzando la matita. È tuttavia anche possibile attivare un'opzione dalle preferenze dell'applicazione, quindi dal menu Edit Application Preferences. Nella sezione Graphic View, cliccando su Behavior, potremo attivare l'opzione Double Click on Block Reference Opens Block. In questo modo sarà sufficiente un doppio clic sulla singola istanza di blocco per aprire lo spazio di modifica. Altri comandi utili presenti sempre nella block list sono quelli che troviamo cliccando col tasto destro del mouse sul nome del blocco. In particolare, tra questi troviamo il comando Select Block References, che consente con un clic di selezionare tutte le istanze presenti nel disegno di quel blocco. Altre modifiche interessanti si possono effettuare tramite la Property Editor, ovvero la finestra delle proprietà. Selezionato il blocco, infatti, avremo la possibilità di modificare non solo le caratteristiche grafiche, ovvero il colore, la linea, lo spessore, il tipo di linea, i layer, come per ogni altra entità, ma soprattutto avremo alcuni campi dedicati che consentiranno di effettuare alcune operazioni che normalmente non si fanno sulle altre entità. Ad esempio, è possibile cambiare il riferimento dell'istanza e quindi spostarla, per esempio in questo caso, dal blocco circonferenze al blocco rettangoli. Come vediamo, possiamo anche dinamicamente modificare l'angolo dell'istanza o effettuare una serie inserendo un numero di colonne e un numero di righe e la distanza tra questi. Abbiamo anche la possibilità poi di modificare sia la posizione che il fattore di scala, potendo dare due valori diversi alle x e alle y. È importante notare che, essendo i blocchi composti da più entità, queste possono avere caratteristiche grafiche differenti. Proviamo ad esempio ad aprire un blocco facendo un doppio clic su una sua istanza e applichiamo a queste entità caratteristiche differenti, come ad esempio un colore diverso o un layer diverso. In questo caso ne creiamo uno. Attribuiamo ad alcune delle entità le caratteristiche
per quanto riguarda il colore, lo spessore e il tipo di linea, by block, ovvero derivanti dal blocco, e vediamo cosa questo comporta. Ritorniamo nel disegno e come vediamo adesso tutte le istanze hanno ovviamente aggiornato le proprietà appena inserite. Una cosa che però vale la pena notare è che selezionando una singola istanza e attribuendo a questa un nuovo colore, ad esempio, questo colore verrà recepito da tutte le entità contenute nel blocco che avevano come proprietà la modalità by block. Un'altra cosa utile da dire è che il blocco ovviamente giace, come tutte le altre entità, in un layer, ma contiene a sua volta delle entità che si trovano magari in altri layer e quindi sarà possibile spegnerne, per esempio, solamente una parte. Strumenti molto simili ai blocchi sono le librerie, che vengono chiamate attraverso la widget dedicata. Le librerie sono raccolte di disegni predisposti che possono essere inseriti velocemente su qualsiasi disegno aperto. QCAD predispone una libreria di disegni che fanno riferimento ai campi dell'architettura, della meccanica e così via. Una volta selezionato il disegno che si vuole inserire, clicchiamo sulla freccia che consente appunto l'inserimento nel disegno. L'oggetto inserito comparirà nella lista dei blocchi, perché anche questo è a tutti gli effetti un blocco come quelli appena creati. È possibile creare delle librerie personali e per farlo è necessario andare sotto il menu Edit Application Preferences e spostarsi nella sezione Widget Library Browser. Qui potremo aggiungere nuove posizioni, nuove cartelle contenute nel nostro computer da cui poter attingere appunto dei disegni, dei file, dei blocchi che abbiamo creato. Per inserire dei nuovi blocchi nelle librerie, il procedimento è molto simile a quello visto per creare un nuovo blocco. Selezioniamo l'entità che vogliamo salvare come blocco e clicchiamo sulla freccia inversa verso l'alto per creare il nuovo elemento all'interno della libreria. Il programma chiede ovviamente un punto di riferimento e questa volta, anziché un nome, il nome del file oltre che la posizione dove vogliamo salvarlo. A questo punto il file sarà presente nella cartella e sarà possibile inserirlo
come nuovo blocco nel disegno. È utile notare che questa operazione permette la possibilità di sovrascrivere i blocchi esistenti. Ad esempio, se creiamo un nuovo elemento nella libreria che abbia lo stesso nome di un blocco presente, una volta che questo verrà reinserito nel disegno, avremo la possibilità, scegliendo l'opzione dedicata di sovrascrittura dei blocchi, di modificare tutte le istanze presenti con l'inserimento del nuovo blocco.